C'è un paese al confine fra le Marche e la Romagna che conta circa 8.000 persone. Dico circa perché il numero preciso, come ricorda qui Wikipedia, è 8.001, cioè gli 8.000 della popolazione più quello che ha compiuto il miracolo di rendere Tavullia famosa in tutto il mondo. Non ci posso credere! No, cosa ce l'ha fatta! Non ci posso credere nemmeno io! È impossibile! Bravo! Di Tavullia è infatti Valentino Rossi, la leggenda del motociclismo, considerato dagli esperti il miglior pilota di tutti i tempi. Tavullia è il posto dove abita da sempre e che ha scelto di non abbandonare anche dopo il nono titolo mondiale. Qualche settimana fa Valentino è passato a trovarci in radio e prima di salutarci ci ha invitati a fare un giro dalle sue parti. Ve l'avevo promesso. Sono come Ambra, io prometto poi mantengo. Proposte di questo tipo sono da prendere al volo, anche perché questo è l'unico caso in cui si è felici di andare dal dottore. Tavullia è il punto di riferimento per gli appassionati di Valentino. Tutto il paese parla di lui celebrandolo nelle piazze e nei negozi. Il cartello stradale è diventato illeggibile per l'affetto di chi vuole lasciare un segno. Il suo famoso giallo è il colore dominante. E poi cartelloni, ristoranti. Però un attimo, una cosa alla volta. Stiamo per arrivare a Tavullia. Prima sosta VR46, poi Ranch. Il nostro giro inizia alla VR46, che è il quartier generale del Pianeta Rossi. Il parcheggio ha i cordoli e nell'ingresso subito alcune moto, che poi a guardar bene sono parcheggiate in giro per tutto il palazzo. Valentino è una presenza costante, nei corridoi e in ogni angolo, ma non perché ci siano le sue foto, la sua tuta, la sua mascotte o i suoi colori, e quello è evidente, e dopo un po' passa anche in secondo piano. Di Valentino c'è la velocità, lo stile, quel modo di ragionare che mescola strategia e istinto. E poi sarebbe una cosa normale, ma nel suo paddock non è scontato che lo stesso clima si respiri anche in ufficio. Ma questi sono gli uffici della VR46 e una rampa di scale più giù c'è il reparto corse. Tutto pulito, tutto ordinato, che sarà anche normale a questi livelli, ma per un profano è sempre sorprendente che in un'officina non si scivoli sull'olio e non ci sia puzza di benzina. Qui vengono preparate le Moto 2 e Moto 3 dello Sky Racing Team VR46. Questa per esempio è la nuova moto che userà Bulega. Proseguendo poi, qui subito accanto, c'è un secondo garage altrettanto grande con altre moto. Queste si chiamano Mini GP ed è Uccio a spiegarcele. 82 tempi, vuoi quindi con una regressione veramente difficile e particolare, qui inizia a formare il ragazzo. A 11 anni inizia già a capire se uno che può andare forte o uno che non va, perché comunque queste qui sono veramente difficili da guidare. E noi le usiamo per allenarci, perché comunque Vale dice che fanno veramente la differenza per concentrazione, bagarre. Non dire segreti. Arriva ora di pranzo, andiamo in paese passando lungo una delle tante strade dove sbandiera il 46. Cartellone di benvenuto e accoglienza del fan club. Siccome purtroppo sono suo amico, allora Flavio è a capo del fan club. Siamo, a detta di giornalisti spagnoli, il fan club più vecchio al mondo, ma non solo per con il pilota più vecchio al mondo. Questo l'hai detto te, non l'ho detto lì, non l'ho detto io. Ci mostra due cimeli fondamentali, le primissime tre ruote di Valentino e l'uno portato in spalla da campione del mondo della 125. Prima di entrare nel ristorante, ed è inutile che dica come si chiama, un salto a vedere le vetrine dello store ufficiale, con la Ford VR46 radiocomandata e poi altre magliette, cappellini e una moto che però credo non sia in vendita. Il menù del ristorante da Rossi è più che mai tipico. Noi mangiamo affettati e formaggi di zona con la piadina calda, la giardiniera, crostone con fonduta di tartufo e i passatelli ai funghi. Sangiovese come se piovesse e sul menù una buona idea per tornare a casa con i sapori del ristorante. Se ti sono piaciute le cose che hai mangiato, le puoi comprare nella bottega accanto. Prima di andare via, uno sguardo alle foto sulle pareti. Tutta l'Italia motociclistica si ricorda dove era mentre guardava Valentino al cavatappi di Laguna Seca. E anche dopo, quando vince e bacia la pista. Ma basta ricordi, è finalmente arrivato il momento di andare nel ranch più famoso d'Italia e che per fortuna è a 5 minuti da qui. In una valle appena fuori Tavullia c'è una pista sterrata di circa 2,5 km, con qualche salto e molti dislivelli, dove si corre con la moto praticamente sempre di traverso. Viene chiamato ranch perché l'ispirazione western è evidente fin dall'insegna, ma, detta in due parole, è un circuito che allena la sensibilità necessaria per andare forte.
Antonio è il custode della struttura, ma è anche... è anche custode della miscela segreta della... perché non è scritta nessuna del parte. Fondo, non l'ho scritta. L'hai scritta? L'ho scritta, vai. L'ho scritta, vai. Però dove l'hai messa scritta? Qui. Nascosta? Il fondo inventato da Antonio regge alla pioggia, al caldo, al freddo, e la mescola attuale è il risultato di anni di tentativi e migliorie. Su questa pista Valentino e i ragazzi della sua Academy passano ore in sella, ma bisogna chiarire subito una cosa. Perché noi abbiamo sempre una visione molto ludica della cosa, no? Cioè pensiamo che siano qua a giocare. No. No. Però è, cioè, il gusto lì, il mix della cosa. Il ranch è l'espressione delle tre anime di Valentino Rossi. La prima anima è quella da imprenditore. Insieme ai suoi collaboratori più stretti, ha messo in piedi una scuola dove segue passo passo i piloti in cui crede, che sceglie direttamente e che accompagna al mondiale, badando anche agli aspetti che non riguardano esclusivamente la guida di una moto. C'è poi la seconda anima, che ha a che fare col carattere di Valentino. Il ranch è il luogo di aggregazione e competizione, e in un certo senso è come avere a disposizione un parco giochi ispirato alla propria passione più grande da frequentare con un mucchio di amici ugualmente appassionati, cioè un sogno. E Valentino Rossi, campione del mondo 9 volte, riferimento impareggiabile sotto 1000 aspetti, tutto fa tranne che starsene in disparte. È lì, in mezzo agli altri, perché quella è la sua scuola. E quindi un po' fa il preside, ma questo non esclude la sua voglia di fare gruppo. La terza anima del ranch è quella di Valentino pilota, perché questa pista è la migliore delle palestre per correre in MotoGP. Poi nella moto ti serve questo? Sì. Per il controllo sempre dell'ingresso di curva. Sì, sì, qui sei sempre, hai visto, sei sempre che la tiri, sì, sì, che giochi un po' con la piega, per farla scivolare, ti parte di alto, quella rialza, tac tac tac, e anche la MotoGP si guida così. È proprio una continua lotta. Sì, 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 è vero, è vero. È come stare sopra su un toro che va via e tu cerchi di tenerlo. È sempre fra scivola e prendi, scivola e prendi, scivola. I giri di pista vengono ripresi con le telecamere e dopo aver corso, mentre si fa merenda nella cascina al centro del ranch, si riguardano i filmati e Valentino si trasforma ancora e diventa maestro per spiegare ai suoi piloti dove intervenire per migliorare ancora. Verso sera, quando vengono accese le luci della pista, la tradizione vuole che si faccia il mancione. 10 giri, mancione tutti insieme. Si parcheggiano le moto. Se lo faccio io, ammazzo tutti quelli che sono. Il trattore passa per sistemare il fondo, un po' di benzina nei serbatoi e via di nuovo sulla linea di partenza. A seguire l'americana, che arriva ultimo e fuori e poi si riparte, fin quando non si rimane in 4 per il giro finale. Sono le ultime 2 curve, ormai Bulega in mano la vittoria. Vince Bulega, ma anche a gara finita continuano a correre tutti come matti, perché ogni pilota nei minuti finali è libero di poter rischiare quello che vuole, di prendersi... No, siccome prima andavano tranquilli, no? Adesso... È buio, ormai quasi ora di cena, e per noi finisce questa giornata al ranch, ma per i piloti prosegue con una grigliata, dove di sicuro si continuerà a parlare di moto. Sono tutti pronti per riprendere il campionato e fra meno di un mese in Qatar ognuno sarà al proprio posto. Loro in sella e noi in piedi sul divano.